Agevolatore alla crescita e al benessere, alla salute della vita. E abbiamo una crescita, un organismo, un microcosmo, un microcosmo naturale, dove l'uomo va solo a cercare di orientare la pianta, a potare la pianta e a raccogliere il frutto. Cioè, quello che voglio dire, nel momento in cui noi andiamo a entrare con i mezzi all'interno di un sistema, andiamo ad alterare un equilibrio. Noi dobbiamo cercare di mantenere il più possibile quell'equilibrio, perché quell'equilibrio c'è stato da molto tempo prima di noi e l'uomo è arrivato solo per sovvertire quell'equilibrio. Vi parlo per esperienza, io non sono qua a fare il professore, io ho gli olivi, tengo la vigna, tengo l'orto, vi parlo per esperienza, vi parlo perché le faccio le cose, io le mani con i cani, insomma. In 6 giorni con mia moglie abbiamo raccolto 17 quintali di olivo. Non vengo con la cravatta, insomma, a fare i belli busti. So quello che dico, vi parlo per esperienza, vi dico la mia, assolutamente, ma non è Vangelo quello che dico. Ognuno deve sperimentare la sua via, la sua agricoltura, perché tra l'altro la pianta ha un padre e una madre. Il padre è il clima, la madre è la terra. E i figli come? Come sono i genitori? Sono figli del clima e della terra. Cioè, io vedo molte volte che il trattore scende 50 cavalli che una fresa dietro negli oliveti, ma che va a fare? Cioè, il terreno ha 3 fasi, facciamo un po' pure la teoria. Alla fase gassosa, alla fase solida e alla fase liquida, d'accordo? La fase gassosa è l'aria e i gas di fermentazione della sostanza organica. La fase solida sono gli elementi minerali, il terreno, e la fase liquida è l'acqua che circola. Mo' decidono voi, no? Quanto pesa Giuseppe un trattore di 150 cavalli? Pesa un cilindro puntale, insomma. Un cilindro puntale. Ogni ruoto, quanto sono diviso 4? Sono bravo in matematica. Insomma, 25 quintali ogni ruota, e dove passa quella ruota? Se ne va via l'aria e se ne va via l'acqua. Diventa un suolo compatto che è come un tavolone. Di conseguenza, io col trattore di 150 cavalli non ci posso entrare all'olivo. I migliori sono i cingolani, perché compattano molto poco il terreno, perché planano il terreno, perché il peso del cingolato è distribuito su una fascia di cingoli molto ampia. E anche se la maltrattiamo un po' con i pettini, gli agevolatori e le spazzole rotanti, resiste. Ma io basta che la tocco un po' qua, è già molle. Noi abbiamo mangiato per secoli l'olio tossico perché aveva un'elevata acidità. Abbiamo sprecato un prodotto, abbiamo sprecato veramente il bene di Dio. Ma la tradizione non sempre è sintomo, insomma, di salute e di benessere. La tradizione non si basa su principi scientifici. Abbiamo la scienza che studia certe cose e si ma proprio fessi se non ci avvaliamo di questo, insomma, che rimaniamo legati alla tradizione. E la scienza dice... La tradizione si ha in cura l'esigenza. Beh, qua vuol dire imbrogliare tu, quel tuo, le olive che ti serve l'olio, insomma, non lo so. Apparteniamo al tutto e questo tutto appartiene a noi, quindi di conseguenza, essendo parte integrante, dobbiamo entrare in armonia, non dobbiamo sfruttare, dobbiamo fare del concetto di sfruttamento delle risorse. Noi dobbiamo collaborare e assecondare la natura per darci quel qualcosa in più.